È stata un'occasione di festa la carovana rosa del Giro d'Italia, un evento importante dopo anni difficili di pandemia per il comune di Terme Vigliatore. Un momento di festa per grandi e bambini, la carovana che ha sostato per circa 20 minuti nella piazza Cattafi. Il serpente degli automezzi, sponsor del Giro d'Italia, che da sempre è sinonimo di colore, divertimento, coinvolgimento e gioia. Una sfilata di mezzi divertenti e scenografici, con balli, musiche, nonché un intrattenimento per tutti gli spettatori. Oltre al comune di Terme Vigliatore, soddisfatto anche l'assessore allo sport, Davide Abbate, che ha curato tutto nei minimi dettagli. Il giro racconta tante cose, è una straordinaria esperienza sportiva che mostra il territorio durante il passaggio della carovana. La carovana si è fermata a Terme Vigliatore e di questo siamo contenti e orgogliosi. Siamo riusciti a convincerla perché non si fermano in tutti i posti. Credo che li abbiamo ospitati bene, che abbiamo fatto una buona figura come comunità di Terme Vigliatore. È stato un duro lavoro. Lavoriamo da circa 2 mesetti per questo piccolo evento, da febbraio. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. La cittadinanza ha risposto bene, abbiamo cercato di abbellire tutto il territorio in maniera omogenea e ci siamo riusciti. Che dire? Voglio ringraziare molto le associazioni che ci hanno aiutato per l'abbellimento dell'intero percorso. Questo piccolo evento è un piccolo segnale e diciamo che stiamo ritornando alla normalità dopo il periodo del Covid che ha segnato tutti i settori, soprattutto quello turistico. Progetto Bici Scuola, che è un progetto direttamente legato al Giro d'Italia. Abbiamo già iniziato le lezioni da qualche settimana, i ragazzi hanno preparato dei lavori che sono stati suggeriti dalla Gazzetta dello Sport, hanno partecipato a un concorso, purtroppo non hanno vinto, ma faranno ora una serie di prove per tutto il mese di maggio di abilità, quindi di guida della bicicletta. Parleremo anche di sicurezza stradale, di alimentazione, di ambiente e dell'utilizzo della bicicletta non soltanto come mezzo di gioco, di sport, di divertimento, ma anche come mezzo per la mobilità sostenibile, quindi per prevenire, ahimè, quelli che sono i problemi di inquinamento che sempre più affliggono la nostra società contemporanea.